Benvenuti amici di Mobile OS, come potete vedere quest'oggi stiamo andando a fare la recensione finale dell'HTC One M8. Direi quindi di partire subito da BlinkFeed, viene rinnovato tutto il discorso riguardante questo colore che vedete può essere cambiato, poi si è scelto il colore, il tema diciamo che ci pare dal punto di vista del colore. Io ho scelto questo. BlinkFeed viene leggermente rinnovato nella grafica, direi forse un pochino più accattivante. Non sono un gran amante di BlinkFeed, ma non perché non mi piace BlinkFeed, ma perché in genere non sono un tipo che va troppo a trovare informazioni su applicazioni o eccetera. In genere guardo sul web o in TV. Detto questo, comunque, buono BlinkFeed. Vediamo anche quali sono alcune impostazioni nuove. Queste sono i tag attivabili. Andiamo quindi in impostazioni. Abbiamo modalità aereo. Poi abbiamo il Wi-Fi, Bluetooth, dati mobili. Abbiamo poi HTC Mini Plus, abbiamo l'NFC, già sapevamo questo. Poi quando andiamo in personalizza si possono scegliere le varie cose, le varie schermate per la home, la sicurezza, quindi un blocco schermo particolare, ricevere contenuti, messaggi, foto, video, musica da un vecchio telefono, il backup e un ripristino, poi display e gesti, li andiamo a vedere subito e nel frattempo vi dico anche che c'è la luce a LED lampeggiante per le notifiche incastonata qui nel padiglione auricolare che poi funziona anche da cassa e che praticamente e incastrano qui come il vecchio modello. Poi faremo anche un confronto tra questo e il vecchio modello. Andiamo in memoria, abbiamo 16 giga disponibili, quindi perdiamo 16 giga rispetto all'HTC One che era 32, ma nel frattempo recuperiamo anche il fatto che può essere espansa la memoria tramite appunto proprio la micro SD. Alimentazione, qua abbiamo la batteria, c'è un risparmio energetico particolare. Può essere infatti attivata un estremo, diciamo, risparmio di energia che ci fa usare una sola applicazione per volta, limita parecchio i dati e devo dire che il dispositivo in quel modo consuma davvero poco. Ma in realtà devo dirvi che con un uso abbastanza pesante del dispositivo non ho avuto particolari problemi ad arrivare a sera inoltrata, anzi alle volte fino alla mattina seguente. Quindi buona l'autonomia di questo dispositivo. Quindi la batteria che diciamo da 2600 mAh poteva darmi qualche preoccupazione, devo dire che invece è stata più che performante. Per quanto riguarda aggiornamenti software, ne ho ricevuto uno proprio in questi giorni, direi quindi di informazioni software, ecco qua, ho la versione HTC Sense la 6.0 e la versione Android la 4.4.2. Infatti non c'è stato un avanzamento della versione di Android, ma solo delle modifiche della versione Android già esistente. Bene, detto questo, allora direi di andare a vedere subito le feature che dicevamo. Innanzitutto c'è il Tok Tok, praticamente con il Tok Tok si va a spegnere e accendere il dispositivo. Una volta che si è acceso si può scegliere di andare a sbloccare o normalmente o di andare a sinistra, e andando a sinistra si va nella home, oppure andando invece a destra. Ok, ho sbagliato io, ecco qua. Andando invece a destra si entra direttamente in BlinkFeed. Inoltre sono presenti, come potete vedere, i tasti rapidi per andare in messaggi, chiamate, internet e fotocamera. Detto questo, allora, se io vado a fare questo movimento, quindi dal basso verso l'alto, vado ad attivare il riconoscimento software vocale. Ora, lasciamo, lo richiudiamo. Se invece vado a fare dal basso verso l'alto, quindi dalla parte opposta, rientro nella home. Quando invece vado scusatemi, da destra verso sinistra, vado nell'ultima applicazione, in questo caso nella home, e quando vado da sinistra verso destra, quindi
questo movimento qui, entro in blink field. Queste sono alcuni sono le gesture attivate e inoltre ricordatevi il doppio tap per bloccare e sbloccare lo schermo. Detto questo, quindi parlerei subito di rete telefonica. Andiamo quindi a fare, scusa se tolgo ma proteggo i miei numeri. Proviamo quindi ad andare a chiamare il 155, funziona benissimo, la ricerca in rubrica, la ricerca rapida, nessun tipo di problema. Devo dire, un audio in via voce davvero eccezionale, mi ha colpito, sono riuscito a parlare anche in macchina molto molto bene in via voce, perché anche chi ci ascolta dall'altro capo del telefono, nonostante noi siamo in via voce, mi hanno detto che ci sentono molto molto bene. Quindi un plauso a HTC per questa particolarità. Già che stiamo parlando di questo, direi allora di entrare in email. Proviamo per esempio ad aprire questa mail, facciamo mostre immagini. Ecco, per quanto riguarda le mail, purtroppo devo dire che il telefono mi ha un po' deluso. HTC infatti sceglie di modificare il client mail classico di Android KitKat per inserire quello suo. In realtà questa scelta però secondo me penalizza il dispositivo perché non abbiamo, vedete, la possibilità di fare uno zoom completo all'indietro della mail in HTML, ma dobbiamo andare a destra e a sinistra per poter leggere tutta quanta. Questo è un po' una limitazione. Nessun problema invece per quanto riguarda il push, l'IMAP e quant'altro. Le mail vengono ricevute tranquillamente e inviate tranquillamente. Questa nel frattempo è la tastiera. Tastiera, devo dire, molto 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 precisa da parte di ok, ho sbagliato, mi sono confuso, volevo schiacciare amici di Mobile OS, devo dire che è anche abbastanza rapida, non mi crea alcun tipo di problema, molto precisa e sono tasti in seconda funzione, attivabili facilmente e ci sono anche i vari suggerimenti. Tastiera che mi ha molto convinto, telefono sempre fluido e quindi anche la scrittura, devo dire, molto molto piacevole. Bene, detto questo, direi giusto di fare vedere quanto viene raggiunto su AnTuTu dal dispositivo. Viene raggiunto 33.432 e AnTuTu mi dice, oltre a The Amazing, come risultato che il mio device in questo caso è praticamente il the best, quasi il migliore attualmente disponibile. Ok, detto questo, andrei ad attivare il GPS, vediamo un po' se è già attivo. Direi che qui non c'è, vediamo un po' se andiamo in posizione. Ecco qui, ok, posizione on, perfetto. Andrei a fare un test con lo status GPS. Abbiamo messo quindi ad andare il GPS status da qualche secondo, direi 5-6 secondi. Vediamo un po' quindi come si comporta il dispositivo. Ecco qua, direi 20 secondi. Sono passati più o meno, mi ha già agganciato. Ecco, ha trovato la posizione. Direi in 20-25 secondi ha trovato la posizione senza alcun tipo di problema e sfruttando solo il GPS. Direi ottimo da questo punto di vista. Nel frattempo possiamo vedere un po' di applicazioni che sono state inserite da HTC. Abbiamo in questo caso l'HTC Zoe, o Zoe, come che si voglia, diventa infatti in questa situazione proprio una vera e propria applicazione. Può essere quindi scaricata tranquillamente su qualsiasi dispositivo, quindi anche che non sia HTC, e poi andremo a vedere le foto che abbiamo realizzato con Zoe. Poi sono comprese auto e devo dire che ok, devo dire, dicevo, per quanto riguarda auto, che è molto molto utile. C'è infatti la possibilità di avere, come potete vedere, queste applicazioni che poi possono essere anche aggiunte, principali, e inoltre quando si va in speak,
possono essere attivati alcuni comandi, quindi possiamo usare il dispositivo senza mani. Quindi buona la modalità auto per questo M8. Inoltre abbiamo Fitbit per appunto il fitness, poi abbiamo la modalità bambino che ci farà proteggere appunto l'utilizzo dai minori. E poi sono andato tutta l'altra applicazione che in questo caso sono andato io ad inserire. Quindi comunque software da parte di HTC sempre abbastanza completo. Una cosa che però mi ha convinto un po' di meno è la possibilità di rimpicciolire un po' l'icona e magari per farci stare 5 al posto di 4. È vero che il menu è cambiato dalle 3 di HTC One a questo HTC One M8 si deve diventare 4, ma avrei preferito qualche cambiamento in più. Inoltre è possibile, quando si va a scegliere la gestione delle applicazioni ecco qui, in personalizzate, non in alfabetiche più recente, come ho fatto io, è possibile anche andare, vedete, a creare delle cartelle e quindi andare a inserire le applicazioni una dentro l'altra. Per quanto riguarda invece il browser, ecco qua, volevo parlare del browser. Ok. Stiamo aprendo il nostro sito, direi che l'apertura è stata più che buona. Nel frattempo facciamo nuova scheda e vi faccio vedere anche che per andare da una scheda all'altra basta fare questo movimento. Volevo andare a vedere The Verge. Ecco qua, The Verge. Lo prendiamo, andiamo a vedere. Facciamo full site. Nel frattempo torniamo sul nostro sito e glielo facciamo ricaricare. Devo dire che il browser di HTC mi convince sempre, è davvero un piacere navigare con i loro browser. Davvero la casa taiwanese si impegna molto da questo punto di vista e il browser è sempre fluido. Guardate che fluidità per quanto riguarda The Verge e direi anche per quanto riguarda il nostro sito, che in genere è sempre abbastanza fluido, ma davvero, davvero, davvero ottimo. Tornando invece su The Verge, volevo provare a fare uno zoom del testo. Ecco qua, guardate come lo zoom riesce a farmi il resize automatico di quello che voglio andare a leggere. Vedete, io provo a fare così e lui me lo va automaticamente a fare mi va automaticamente a fare il resize. Devo dire, questa è una particolarità che mi convince particolarmente la parte di HTC. Per il resto direi che lo zoom funziona, direi anche lo scrolling, è davvero secondo me il browser di HTC è il migliore. A mio modo di vedere mi sembra uno se non il migliore browser per smartphone. Mi voglio sbilanciare quest'oggi. Detto questo, direi di passare all'audio. Facciamo musica. Vabbè, facciamo sì, ma non ci interessa, dobbiamo andare a sentire perché questo telefono ha una potenza musicale davvero eccezionale. La sentiamo subito. Ok, direi di togliere la canzone. Devo dire, nulla da dire sulla potenza audio di questo M8, davvero fantastica. Null'altro direi da aggiungere. Per quanto riguarda invece lo schermo, andrei in galleria e farò un focus apposito sulla fotocamera. Quindi direi di lasciar perdere ora un discorso riguardante la fotocamera, perché farò, ripeto, un vero e proprio focus. Nel frattempo vado a prendere le foto di testo, quasi se tolgo, ma vado a proteggere le mie fotografie personali, visto che sto usando questo HTC One M8 attualmente come mio primo telefono, perché mi ha convinto davvero, davvero, direi particolarmente. Eccoci qua. Andiamo quindi a vederci. Avviciniamo anche magari la camera. Ecco qua. Questo è uno schermo bianco con scritta nera. Devo dire che, nonostante
Il fatto che potete vedere come in galleria i tasti che sono a schermo mangiano parte della foto, ma possiamo vedere come spariscono facilmente e possiamo fare tranquillamente lo swipe destra-sinistra per andare in altre foto senza nessun tipo di problema. Questa invece è la palette di colori, buona, questa è come vengono visti i colori, devo dire buona gestione dei colori, buona luminosità del dispositivo, un sensore di luminosità che mi ha convinto, si alza correttamente, si abbassa correttamente, quindi buona la gestione questo punto di vista di HTC. E inoltre volevo farvi vedere, vediamo un po' se sta prima, dov'è che è andato a finire, ecco qua, schermo nero e scritta bianca. Devo dire che nonostante stiamo parlando di un dispositivo che non monta un AMOLED come schermo, il nero è abbastanza profondo e mi è piaciuto. Già che ci siamo, vi faccio vedere anche un video in full HD. Tramite quel tasto è possibile fare degli screen. Abbassiamo un po' l'audio, tanto ormai abbiamo capito che l'audio di questo telefono è fantastico. Nessun tipo di problema, provo anche a spostarmi. Mi segue perfettamente, potenza devo dire fantastica del dispositivo. Nulla da dire. Direi allora di tralasciare un attimo il discorso sulla fotocamera perché farò un focus apposito proprio sulla fotocamera. E direi a questo punto di andare a provare un gioco e poi il focus della fotocamera praticamente lo andrò a mettere subito dopo la fine dei nostri test. E faremo anche la conclusione finale del discorso su questo M8. Quindi andrò a mettere subito dopo della prova del gioco, collegare il discorso sulla fotocamera. Ho deciso di fare un focus a parte perché la fotocamera di M8 è particolare e secondo me meritava un discorso a parte. Direi che il gioco si è caricato in modo fulmineo e guardate come riesco a giocare senza alcun tipo di problema. Il dispositivo è rapido, non mi dà problemi di sterzata, non mi dà problemi di controllo, riesco a essere preciso nella guida e soprattutto il gioco è davvero fluidissimo. Uno dei migliori, una delle migliori reattività che ho mai visto e soprattutto lo schermo è davvero fantastico appunto per farci provare l'emozione di GT Racing 2. Direi quindi ottima da questo punto di vista. L'ultima prova che voglio fare con voi, allargo la camera, prima di andare a parlare di fotocamera, farò, ripeto, un focus apposito proprio per farvi capire meglio il discorso sulla fotocamera. Direi quindi di andare a collegare la chiavetta, ecco qua, collego la chiavetta, voglio vedere se il dispositivo riesce a leggere le chiavette. La chiavetta stava per essere letta, mi dice telefono in modalità USB host, memoria USB pronta, quindi praticamente non devo fare altro che andare in Astro, per esempio, ok, va bene, e andare in USB. Qui mi trovo tutti i file che praticamente ho dentro la chiavetta, quindi tranquillamente questo HTC One M8 mi va a leggere le chiavette. Allora direi che attualmente ci lasciamo così, ma vi ripeto, voi in recensione troverete subito dopo il focus sulla fotocamera, anzi sulla doppia fotocamera dell'HTC One M8 e troveremo quindi, faremo quindi poi le considerazioni finali. Grazie e a tra poco, ciao! Benvenuti amici di MobileOS, vi devo il focus sulla fotocamera, anzi sulla fotocamera duo dell'HTC One M8. Direi quindi di andare subito in fotocamera, andiamoci a rendere conto del dispositivo e di com'è la nuova fotocamera del M8. Allora, mettiamolo giù così magari abbiamo schermo nero e ci vediamo meglio. Qui abbiamo il tasto di scatto, qui il tasto del flash, qui abbiamo invece alcune impostazioni tra i quali auto, quindi notte, HDR, stabilizzatore di immagini, macro e quant'altro. L'ISO, l'esposizione, l'incandescente, il fluorescente, luce naturale, il blendaggio del bianco, e poi i vari effetti.
E poi qui abbiamo le impostazioni, livello di tocco, regolazione immagine, griglia, anteprima, autoscatto, scatto continuo e alcune altre opzioni. Qui invece abbiamo la possibilità di accedere ad una sottomenu dove possiamo andare a fotocamera, scegliere video, andare a scegliere zoom, l'autoritratto, lo scatto con doppia fotocamera, quindi fare la foto anche a chi sta facendo la foto in quel momento, e la foto panoramica a 360 gradi. Andando in galleria, direi quindi andare a vedere subito le immagini che abbiamo realizzato. Allora, questa è un'immagine che ho scattato al buio e devo dire che non era proprio un buio grande, diciamo, era una scarsa luminosità più che altro, più che buio, e devo dire che ho notato che il flash, questo doppio flash montato da HTC, ha migliorato di gran lunga le prestazioni di questo dispositivo. Poi farò anche un versus con il One M7 per vedere anche queste differenze, ma mi sembra così a naso che il flash sia particolarmente migliorato da questo punto di vista. Andando un po' avanti, invece, queste sono le foto invece che ho realizzato con Zoe. I classici secondi di Zoe che fanno foto più video. Era una giornata un po' ventilata, quindi ho sfruttato questo passaggio. Direi che Zoe è rimasto buono e particolare come sempre. E devo dire che il dispositivo, per quanto riguarda le macro, non è possibile fare uno zoom maggiore perché comunque ricordiamo che stiamo parlando sempre di una fotocamera ultra pixel, quindi non ha i classici 10, 15, 20 megapixel che magari sono presenti su altri dispositivi. Quindi non possiamo fare uno zoom massimo su questo dispositivo, secondo me, per questa motivazione. E quindi diciamo che la foto, però, le macro vengono, direi, in maniera splendida. Mi sono molto molto piaciute. Guardate questa macro come è venuta molto molto bene. Andando avanti, invece, altre foto, direi, ottime, sempre in luce ampia. Ora volevo farvi vedere invece alcune differenze. Eccoci qua, questa qui, ok. Volevo far vedere la differenza tra l'uso dell'HDR e l'uso non dell'HDR. Spero di riuscire a farvelo vedere. Ecco, questa foto non è stata scattata con HDR, è sicuramente molto più scura e i colori sono molto meno ben, e la luce è molto meno ben bilanciata. Vado invece a usare l'HDR e la foto viene migliorata, lo scatto davvero davvero di tanto. Inoltre, altra cosa particolare sono le modifiche che si hanno sulle foto. Devo dire che HTC questa volta mi ha convinto un po' di più con la camera, perché è vero che magari gli propone una camera sempre con non troppi megapixel, ma ha aggiunto numerose foto e numerosi effetti, numerose possibilità da fare alle foto già scattate. Possiamo, vabbè, disegnare sulla nostra foto, ma direi che non è proprio un'operazione che tutti servono, però magari se vogliamo mettere un appunto su una foto, qualcosa si può fare. Ruota, ritaglia, capovolgi e raddrizza. Poi abbiamo la possibilità di inserire delle cornici particolari agli angoli di legno, antichizzato, piega, insomma, interessante. I filtri, grigio, nero, giardino a colori, deserto, Polaroid, Islanda, Sear Forest e rosa. Più addirittura può essere personalizzato anche questo tipo di cosa. Infine, abbiamo copia e incolla, adesivo, si possono andare a utilizzare alcuni adesivi, purtroppo non tutte le foto è possibile fare questo, in questo caso non lo posso fare, non mi dice neanche di poter fare questo e neanche un focus. Allora magari per questo tipo di fotografia usiamo qualcos'altro, vediamo un po' se può essere fatta. Perfetto, ecco qua, aggiungi effetti duo alle foto. Perfetto, ricordate quindi che quando usate l'HDR probabilmente non possono essere fatti gli effetti duo. Andiamo a vedere cosa sono questi effetti duo. Allora, posso fare adesivo, posso praticamente andare ad aggiungere questi adesivi nella mia foto. Posso scegliere 3D, quindi dimensioni plus, mi va. Praticamente, vedete, basta andare a inclinare il dispositivo e mi va a modificare la foto con questo bellissimo effetto 3D. Stagioni, posso scegliere, vedete, di magari scegliere
questo tipo di stagioni, mi cambia praticamente addirittura paesaggio innevato a giugno, particolare, poi posso fare copia e incolla, quindi posso, vedete, ho lasciato questo apposta per farvelo capire, non ho fatto mosaico nuovo quando l'ho fatto, praticamente quando sono volti umani, scegliamo fotocamera 2, praticamente possiamo togliere un volto da una foto e metterlo praticamente ad un altro. Ora non mi dice nessuna foto perché in effetti lui non riconosce alcun volto umano su questa foto. Infine posso scegliere primo piano e praticamente ecco qui, mi va a selezionare una parte in primo piano e l'altra parte mi fa una sorta di schizzo. Posso usare poi la sfocatura, che è la stessa cosa, lo stesso concetto, molto molto carino, mi piace la sfocatura, il cartonato e il colorizzato, diciamo, chiamiamolo così. Quindi davvero molto particolare. E infine abbiamo UFocus. UFocus praticamente ci permette di cambiare il nostro punto di fuoco, grazie proprio alla seconda fotocamera, a sfruttare la seconda fotocamera. Ora io nella foto ho messo come punto di fuoco questo centrale. Io però mettiamo quasi che voglio mettere questo. Guardate come lui in questo modo mi va a cambiare il punto di fuoco, mettendomi praticamente a fuoco solo la parte, diciamo, dello sfondo e non la parte, principale. Sono queste, diciamo, le funzionalità principali della camera di HTC. Vi devo un'ultima cosa, cioè come HTC, questo M8 realizza i video. Ci andiamo subito. Benvenuti amici di MobileOS, stiamo realizzando quest'oggi un video con ormai l'ottimo, devo dire, visto che ho avuto in prova già da qualche giorno HTC One M8, ma vediamo un po' come si va a comportare invece la camera con soggetti ravvicinati, con zoom, con adattamenti alla luce. Devo dire che lo zoom non sgrana quasi, quasi per niente, torniamo indietro, vero che non è uno zoom magari così profondo, ma buono. Vediamo un po' anche l'adattamento alla luce e torniamo per chiudere il video su un soggetto più ravvicinato. Bene, quindi questo era il video con l'HTC One M8. Eccoci qua, quindi questo era proprio il video con l'M8, quindi vi ho lasciato tutto quanto il video per farvi capire meglio il concetto. Direi quindi che possiamo tornare sulla parte principale e chiudere qui quindi il nostro focus. Venendo invece alle nostre considerazioni finali sul dispositivo, direi che ho avuto modo di provare forse il miglior dispositivo Android che abbia mai avuto modo di avere tra le mani. Dico così perché il dispositivo ha un audio fantastico dalle due capsule principali, due casse principali. Ha una rifinitura con questo alluminio spazzolato, questo colore fantastico che a me convince. E ha una camera che è vero che non ci permette di realizzare foto magari di estrema qualità, ma per scatti fatti con un telefono direi che è più che sufficiente e ci permette poi di fare effetti, di giocare con le foto che con altri dispositivi non è possibile. Inoltre, dobbiamo considerare che il dispositivo è anche USB host, ha un buon GPS, ha degli ottimi risultati raggiunti su AnTuTu e quindi ciò viene confermato anche dall'utilizzo giornaliero che è sempre, rende sempre il telefono fluido. Ha una batteria che ci fa coprire tranquillamente la classica giornata e ha una fluidità fantastica per quanto riguarda i giochi e soprattutto per il browser con un resize automatico del testo che ha del fenomenale. Complimenti all'HTC perché stupisce ancora con questo suo nuovo dispositivo, con la Sense 6.0, perché l'M8 si propone davvero come un dispositivo di punta per chi vuole avere uno smartphone davvero al top. Direi quindi che è tutto per questa recensione per mobileos.it, Mauro degli Innocenti. Ciao!